Benvenuti nello studio della Bibbia. Oggi leggeremo il libro Atti degli Apostoli, capitolo 1 e 2. Atti degli Apostoli, capitolo 1. Mio primo libro, o Teofilo, parlere di tutto quello che Gesù prese a fare, ad insegnare fino al giorno che fu assunto in cielo, dopo aver dato per lo Spirito Santo dei comandamenti agli apostoli che aveva scelto, ai quali anche dopo che ebbe sofferto si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da allora per 40 giorni e ragionando delle cose relative al regno di Dio. E trovandosi con essi, ordinò loro di non dipartirsi da Gerusalemme, ma di aspettargli il compimento della promessa del Padre, la quale egli disse: avete udito ad me, poiché Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battizzati con lo Spirito Santo, fra molti giorni. Quelli dunque che eravamo radunati gli domandarono: Signore, egli in questo tempo che restabilirà il regno di Israele? E gli rispose loro: non sta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla sua propria autorità, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. E dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato in una nuvola. Accogliendolo, lo tolse dinanzi agli occhi di loro. E come essi avevano gli occhi fissi in cielo, mentre lì se ne andava, ecco che due uomini in vesti bianche si presentarono loro e dissero: uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato tolto da tutto e voi è assunto in cielo, verrà della medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo. Allora si tornarono a Gerusalemme dal monte che vi amato dell'Oliveto, il quale è vicino a Gerusalemme con distante che un cammino di sabato. E come furono entrare, salirono della sala di sopra ove solevano trattenersi Pietro e Giovanni e Giacomo e Andrea, Filippo e Tomà, Bartolomeo e Matteo, Giacomo, Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti costoro perseveranno di pari consentimento della preghiera e con le donne e con Maria, madre di Gesù e con fratelli di lui. In quei giorni Pietro levatosi dell'immenso ai fratelli e il numero delle persone adunate saliva circa 120, disse: fratelli, vi sonava che assentisse la profezia della scrittura pronunciata dallo Spirito Santo per la bocca di Davide intorno a Giuda che fu la guida di quei che arrestarono Gesù? Poiché che hanno operato fra noi e hanno ricevuto la sua parte di questo ministerio. Costui dunque accuse un campo col preso della sua iniquità ed essendosi precipitato che si squassò il ventre e tutte le sue interiori si spasserò. E si è divenuto così è noto tutti gli abitanti di Gerusalemme che aquel campo è stato chiamato nel loro proprio linguaggio Acheldama, cioè campo di sangue.
Porque escrito en el libro de Salmi, divenga la sua dimora deserta, e non vi sia chi abiti in essa, e lo figlio suo lo prenda un altro. Bisogna dunque che faragli uomini che sono stati in nostra compagnia tutto il tempo che il Signore Gesù è andato e venuto fra noi, a cominciare dal battesimo di Giovanni, e fino al giorno che lì ha tolto da noi è stato assunto in cielo, uno si è fatto testimone con noi della risurrezione di lui, e ne presentarono Dio Giuseppe, detto Barbassava, il quale era soprannominato Giusto, e Mattia, e pregando dissero: tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questo Dio ha scelto per prendere in questo ministerio ed apostolato il posto che Giuda ha abbandonato per andarsene al suo luogo. Egli trasse la sorte e la sorte cade su Mattia, che fu associato agli undicimi apostoli. Capitolo 2. E come il giorno della Pentecoste fu aggiunto, tutti erano insieme nel medesimo luogo, e di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, ed esso riempie tutta la casa dove si sedevano, e apparvero loro della lingue come il fuoco che ci divevavano, e se ne posò una ciascuno di loro, e tutti furono ripieni dello Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora in Gerusalemme si trovavano del giorno del Giudei uomini religiosi a ogni nazione di sotto il cielo, ed essendosi fatto a quel suomo, la moltitudine si daronò e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nel suo proprio linguaggio. E tutti stupivano e si meravigliano dicendo: ecco, tutti costoro che parlano non sono essi Galilei? O come che li odiamo parlare ciascuno del nostro proprio nazio linguaggio? Noi parti medi e lamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponte e dell'Asia, della Frigia e della Pamfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia Cirenaica, e aventi romani tanto giudei che proseliti cretesi arabi, ci diamo parlare della grande cosa che dio le nostre lingue. E tutti stupivano, erano perplessi, dicendosi l'uno all'altro: che vuole essere questo? Ma altri, beffandosi, dicevano: sono pieni di vino dolce. Ma Pietro, levatosi in piedi con gli undici, alzò la voce e parlò loro in questa maniera: uomini in Giudei e voi tutti che avete in Gerusalemme, se avete noto questo e prestare l'occhio alla mia parola, perché costoro non sono ebrio come voi supponete, poiché non è che la terza ora del giorno. Ma questo è lo che ho detto per mezzo del profeta Gioele, e aveva negli ultimi giorni di Dio, che io spenderò del mio spirito sopra ogni carne, e i vostri figlioli e le vostre figliole provvederanno, e i vostri giovani vedranno della visione, e i vostri vecchi sorgeranno dei sogni,
E anche sui miei servi e sulle mie serventi in quei giorni spenderò del mio spirito e provvederanno e farò prodigi su nel cielo e segni su sulla terra, sangue e fuoco e vapore di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e glorioso giorno che è il giorno del Signore. Ed avverrà che chiunque aveva invocato il nome del Signore sarà salvato. Uomini israeliti, udite queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi, mediante opere potenti e prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui fra voi, come voi stessi ben sapere, questo uomo allora vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la presenza di Dio. Voi per mani di iniqui e chiandolo sulla croce lo uccideste, ma Dio lo risuscitò, avendo assolto gli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che gli fosse da essa ritenuto, perché Davide disse di lui: io ho avuto del continuo il Signore davanti agli occhi, perché lì è la mia destra affinché io non sia mosso. Perciò si era rallegrato il cuore mio, era giubilato la mia lingua, e anche a mia carne riposerà in speranza, perché tolla sarà l'anima mia nella dades, e non permetterai che il tuo santo dia dalla la corruzione. Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita. Tu mi riempierai di letizia con la tua presenza. Uomini, fratelli, ben può liberante diverse intorno al patriarca Davide, che agli morì e fu sepolto, e la sua tomba è ancora al di d'oggi fra noi, e che è dunque essendo profeta, e sapendo che Dio gli aveva con giuramento promesso che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, vedendola parlò della risurrezione di Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nella della sua carne, non avrebbe dovuto la corruzione. Questo Gesù è Dio, lo ha risuscitato, del che noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha espresso quello che ora vedete e udite. Poiché Davide non è salito in cielo, anzi egli stesso disse il Signore, ha detto al mio Signore, chieli alla mia destra, finché io abbia posto il tuo nemici per il scabello dei tuoi piedi. Sappia dunque sicuramente tutta la casa di Israele che Dio ha fatto il Signore e Cristo, che quel Gesù che voi avete crocifisso. Ora, essi udite queste cose, furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e gli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro: ravvedetevi, e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché voi è la promessa, e per vostri figli, fratelli
figlioli, e per tutti quelli che sono lontani, per quanto il Signore è Dio nostro che ne chiamerà. E con te altre parole le scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Quelle dunque e quali accettarono la sua parola furono battezzate. In quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone, e erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nella preghiera. E ogni anima era presa da timore, e molti prodigi e segni erano fatti degli apostoli. E tutti quelli che credevano erano insieme e avevano ogni cosa in comune. E vendevano le possessioni e i beni e le distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E tutto il giorno, essendo di pari consentimento, assidui al tempio e rompendo il pane nella casa, prendevano il loro cibo assieme con letizia e l'esplicita di cuore, lodando a Dio e avendo il favore di tutto il popolo. Il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che erano sulla via della salvazione. Grazie mille. Fratelli, lessero i vostri commenti e domande. Prego. Danke. Grazie.